Buongiorno ragazze, bentornate sul nostro canale. Allora, avete visto che ho fatto colazione con un ginseng che non abbiamo mai provato, ma l'abbiamo trovato ieri al mercato di Piazza Benefica, per chi è di Torino lo conosce sicuramente, ed è questo qua. Del Gattopardo. E adesso devo. Scusate. Adesso invece devo far partire la lavastoviglie e poi devo anche lavare la verdura che ho preso ieri da mia suocera, perché siamo andate fino giù nell'orto e abbiamo preso quello che poteva servirci a noi questa settimana. Mi hanno mangiato tantissimo. Perché purtroppo io soffro di zanzare, cioè se c'è una zanzara becca mai in tutto il quartiere, sicuro. E niente, adesso vi faccio vedere, tanto che prendo un cucchiaio, non ce l'ho, quindi ne metto due piccolini, vi faccio vedere come si chiama, vediamo se riesco a appoggiarvi, sì. Praticamente come si chiama? Detersivo per le lavastoviglie che ha fatto mia suocera, che è questo qua. Vabbè, non guardate la scatoletta di tonno perché è di tonno. E l'ha fatto praticamente lei in casa. Come vedete, ve lo faccio vedere, è così. E praticamente ha messo acqua distillata. Sale Epson, cioppate di Marsiglia, una roba del genere. Devo chiedere appena posso, glielo chiedo, così quando lo farò anch'io vedrò la ricetta. Quindi vado a mettere come se fosse una capsula, in poche parole. Allora, ragazzi, mi metto un po' così almeno mi vedete, poi tiriamo giù così vedete come lavo, ma sapete tutti lavare le verdure. Comunque. Praticamente le metto tutte qua così vedete, ci sono questi che sono, non mi ricordo i nomi. Ah, queste sono le trombette, ecco, non mi viene in mente. E mia suocera mi ha detto che praticamente è tipo lo zucchino. Ed è molto buono, cioè lei piace, magari con un po' di sottiletta sopra, ha detto che sono la fine del mondo. Quindi io vado a lavare queste, togliere un po' di terra perché ce n'è tanta, quindi bisogna toglierla. Poi la metto lì, lascio asciugare perché sennò poi in frigo marciscono. Quindi vado a togliere tutta la terra. Trombette, l'avete mai mangiate le trombette? Fatemi sapere se le mangiate e come le cucinate, così mi date qualche spunto, che io non le ho mai fatte sinceramente. Poi c'era uno zucchino, solo che lo zucchino è stato dimenticato lì, nel senso che non l'hanno visto, quindi è cresciuto tanto, però non si butta via niente assolutamente. E quindi l'ho preso io, siccome stanno ancora rifiorendo altri zucchini. E lo zucchino è questo. È un po' grande, come vedete. Però basta togliere il centro che magari non è tanto buono e il resto è buonissimo. Ogni tanto mia suocera lo fa. Anche mio nonno in realtà l'ha sempre fatto, quando crescevano un po' di più lo spreco buttarli. E quindi, zucchino. Poi ci sono tante tante patate. Vado a togliere la cosa, le mettiamo lì così asciugano. Adesso vi faccio vedere tutto quello che ho e poi lavo le patate perché sennò qua vado avanti, il video va avanti e voi vi stufate. Quindi, pomodoro,
pomodoro, cuore di bue, ce ne sono sia così che... Mi sembrava che ci fosse anche l'altro, vabbè, vediamo. L'abbiamo anche più. Così asciuga. Poi... ce l'ho fatta. Va a melanzana. E ne ho due. Adesso lo lavo e ve la faccio vedere. Questa melanzanina qua, ce ne sono due. E poi vediamo cosa c'è. C'è sto peperone piccolino e non è ancora del tutto a posto. Però era carino e l'ho preso per poi assaggiarlo. Non mi ricordo qual è la varietà perché sinceramente in questo momento non mi ricordo. Però mi ha detto che rimangono così piccolini. Vedremo. Poi ci sono due o tre butaline piccoline. Penso sia. Poi ci sono le butaline. Almeno credo si chiamino così. Non lo so. Se lo sapete ditemelo. Vi dovrò fare una cultura quando avremo l'orto. E poi ci sono due o tre fagioli, ma proprio due o tre. Che questi qua bisogna poi aprirli e tenere dentro. Ma questo lo facciamo poi dopo. Ci sono proprio due o tre cosini, non ce ne sono molti. Quindi ci vediamo poi dopo. Invece qua ragazze, aspettate che vi faccio vedere. Vabbè, vi spiego poi. Ci sono le coste e l'insalata. Adesso dovrò mettere le coste a bagno, così poi le mettiamo lì che asciughi eccetera, le cuciniamo. E anche l'insalata. Potrebbero esserci delle cimici perché c'erano tante cimici. Allora, queste sono le coste. Purtroppo c'è stato il temporale e le ha distrutte. E qua c'è l'insalatina. Anche questa andremo a lavare, poi la faremo asciugare un pochettino e la mangeremo in questi giorni. Quindi mettiamo, scusate ma c'ho veramente l'allergia che galoppa, mettiamo le coste a bagno. Allora ragazze, qua sto mettendo le coste a bagno, così poi le semplicemente le vado a sciacquare, le... c'è un vermetto ragazze, c'è un vermettino, lo vedete? Non so se si vede. Eccolo lì, vermettino. Ragazzi, io sono tornata dal Carrefour perché mi mancavano due cose.
Siccome siamo un po' corto, come sapete, questa settimana di verdure siamo a posto. Pasta ne abbiamo ancora. E mi mancavano due o tre cose che ho detto assolutamente devo prendere, così almeno per una settimana siamo a posto, poi evitiamo di fare sprechi, no? Quindi vi appoggio e vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, ho preso. Sì, ho acceso la luce perché non si vede niente. Delle uova perché mi sono dimenticata di chiedere alla mia suocera e quindi le ho comprate perché fino alla prossima settimana non le vediamo purtroppo. Che le ho prese al Carrefour e sono costate 1,65 euro. Poi ho preso dello Scottex. Questo è costato 1,25 euro. Per asciugare un po' anche le coste, eccetera. Poi ho preso un po' di yogurt perché è un po' che non lo mangio, poi se devo fare qualche dolce almeno c'è lo yogurt. E questo è costato 89 centesimi ed è della Vipiteno, molto buono. Poi le crocche del gatto, che sono queste qua, le ultime. Purtroppo non mangio più quelle del Lidl, non so perché, ne ho un paio lì, ma niente, è un bustone, no? Non le mangia, vuole mangiare solo più quelle buone. E sono, voi direte mica scemo, avete ragione, 2,19 euro. Poi ho preso una tavoletta di cioccolato per farmi i biscotti perché non ne ho più e devo farli. Ed è costato 1,09 euro. Poi ho preso il formaggio che era in offerta a 1,53 euro, l'ho trovato questo qua, che è l'Asiago DOP, che so che Manuel va matto dei formaggi, quindi l'ho preso così oggi mangiamo quello. E poi ho preso una focaccia già fatta perché non ho ancora il pane. Questo è costato, aspettate, 1,90 euro, cara secondo me, però non avevo voglia di prendere il pane sinceramente, siccome non ho pane in casa, lo devo fare oggi. Ho detto faccio una bella insalatona che fa caldo e mangiamo insalata, un pezzo di pizza, formaggio e per pranzo va bene così. E niente, fa caldo. Adesso metto via la roba e poi ci vediamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, c'è stato un salto temporale di qualche giorno. Io ho girato le clip venerdì, poi sabato non abbiamo fatto niente, cioè ieri c'è un caldo Sì, tremendo. qua a Torino sta degenerando di nuovo il calore. Quindi non siamo riusciti a farvi più video questa settimana, ma cercheremo di farne di più la prossima e quelle che andranno. Tanto siamo ad agosto, è tutto fermo. Niente. Ma siamo qua perché in realtà volevamo un attimino parlarvi di luce e gas. Sì, che praticamente vogliamo integrare, ma ve l'avevamo già detto, delle cose utili nel canale. E questo secondo noi è un contenuto che potrebbe servire a tanti, comunque a tutti quelli che hanno un'abitazione, che hanno un impianto del gas autonomo, ma anche centralizzato. Centralizzato non lo so. Sembra arrabbiata, ma non sono arrabbiata, che chiudo gli occhi per il Ma tutte e due, perché c'è tantissima luce. Centralizzato non lo so, però no, centralizzato non credo. Però autonomo sì, e che no, anche autonomo, perché comunque se hai un fornello a gas tu cucini col gas, quindi anche autonomo. E della luce, quindi no, di conseguenza adesso vi faremo vedere come prendere i numeri da dare al vostro gestore di servizi per la luce e quello del gas. Quindi noi nel nostro caso abbiamo Optima sì, e ma lo quindi i numeri lì, spieghiamo poi dopo. no, nel senso che i numeri li dobbiamo inserire noi. Sì, ma tutti quanti, anche Enel in realtà, tutto quanto. Facciamo Alcuni gestori vedere devi poi. chiamare, cioè devi chiamare la società e gli Dopo dai i ne numeri. parliamo e facciamo vedere come Comunque, prendere i numeri.
Allora, ragazzi, questo è il contatore. Adesso Manu vi fa vedere come si prendono i numeri. Allora, questi contatori qua non sono gli ultimissimi, ma sono quelli che ha la maggior parte della gente. Questo tipo di contatore è da, non mi ricordo mai da quant'è l'impianto, ma mi sembra. Comunque, dopo ve lo dico. Schiacciando qua, vengono fuori delle scritte, ok? Navigate nel menu con questo tastino grigio. In questo caso, se schiacciate, vi dice identità cliente. Se schiacciate un'altra volta, viene fuori la vostra identità cliente. Se andate avanti, vi dice la fascia in atto in cui siete in questo momento, cioè che fascia siete. La potenza consumata in questo momento. Il periodo corrente vi dice che hai totalizzato da inizio mese, non so mai se inizio mese o da quando è il contatore, quella quantità di energia. Poi, La lettura. questa è la fatidica lettura. Voi dovete prendere i valori A1, A2 e A3. Tendono a scomparire i numeri, non vi preoccupate, rinavigate nel menu e ritornate lì. I numeri da prendere sono questi, ok? Questi qua. Tipo. Questo qua, tra l'altro, vabbè, penso lo conosciate tutti, è il generale. Se io lo dovessi tirare su, giù, va via la corrente, tirandolo su c'è corrente. E questo qua è praticamente il modulo salvavita. Questo qua serve per evitare cortocircuiti L'ho all'impianto. tirato giù. No, 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 mi sono appoggiato qualcosa. Serve per evitare cortocircuiti all'impianto. Se ci dovesse essere un fulmine o qualsiasi cosa, lui scatta tirando su prima questo, poi questo, tutto torna come prima. Ok? Allora, questo contatore qua è nuovo. Ok? Perché mettiamo questo qua? È nuovo. È già elettronico e ad esempio i distacchi li possono fare tramite rete. Per la riattivazione o per la prima attivazione deve venire il tecnico a casa che vi metteranno poi il costo in bolletta e per prendere i numeri di questo contatore bisogna con l'unghia premere sul bottoncino verde. Guardate. Ok? Questi qua sono i numeri da prendere. I numeri dopo il punto non vanno presi, ok? E neanche lo zero. I numeri sono 1, 2, 3, Sono 5 4, davanti al 5. punto. 5 davanti al punto ed escludete lo zero. E questi sono i numeri che servono alla società del gas. Alcune società del gas vi chiedono anche lo zero. Perché magari è un contatore vecchio ed è ancora quello a numerini e può succedere che ci sia una cifra davanti e quindi potrebbe servire. Allora, Manuel ha già scritto i Per numeri comodità, sicuramente. che ha preso prima, non so se si vede Vabbè. comunque. Io adesso vi faccio vedere l'app che abbiamo, Ed è un perché consiglio che diamo anche a voi, di, a meno che non abbiate uno storico dei numeri che avete preso. Appuntateveli tutti i mesi scrivendo il mese su un'agendina o su un pezzo di carta in modo che potete andare a confrontarli eventualmente con la bolletta che vi arriva, così da controllare se cioè quello che vi hanno dato da pagare è reale o è quello stimato. Ok? esatto, comunque c'è questa app perché noi abbiamo Optima, non abbiamo né Enel né niente, perché avevamo trovato un'offerta, quindi siamo praticamente da 3 anni forse con Optima. Più o meno, La sì. cosa bella è Scusate che solo un secondo. voi pagate mensilmente, Esatto, è una quindi delle pochissime compagnie che permette il pagamento della bolletta mensile. Vi conviene, secondo me, come cosa ottima se arriva. Io adesso non so se ad esempio nella casa nuova che abbiamo arriva queste Non cose lo qua. so, noi tipo nella casa che avevamo prima, la bottigliera, avevamo Edison, però non ci eravamo trovati, tariffe care, cioè non era neanche troppo caro, però il servizio clienti era totalmente scadente. E
fidatevi, il servizio clienti fa la differenza. Quindi dicevo, ci troviamo bene mensilmente, vi consiglio, ma non solo per Optima, ma per comunque qualsiasi cosa, di prenderli i numeri, perché sennò pagate troppo. Non è un video sponsorizzato. Noi è un bel po' di tempo che lo facciamo, cioè quest'anno abbiamo iniziato a farlo perché ci arrivavano sempre bollette stratosferiche. E quindi lo facevamo già, poi l'abbiamo interrotto per un periodo. Sì, più che altro ci stavamo impiccando perché ci dimenticavamo, non per cosa, perché infatti questo mese siamo arrivati proprio a oggi, che è l'ultimo giorno in cui perché di solito ce lo scriviamo. Però pazienza, lo facciamo oggi con voi. Allora ragazze, vedrete qua così la registrazione del mio telefono, quindi sì, lasciamo un po' di spazio in là così non viene sta traccando me, non viene in faccia a mano il coso. Comunque la nostra app è quella che vedete adesso, che vedete nello schermino, che è MyOptima. Un po' indietro, mi sto spaccando le costole. Che è MyOptima, però deve stare così, se no. Come vedete, qua c'è luce, gas, i servizi che noi abbiamo, l'autolettura, la ricarica SIM, però noi non abbiamo la cosa della SIM, e poi ci sono fatture e pagamenti. Qua sono tutte le fatture che abbiamo avuto, come vedete sono tutte pagate, per fortuna. E poi andiamo su autolettura, luce, che è quella che ha tre numeri, selezioniamo il pod in questo caso, seleziona il tipo di contattore, che mi sbaglio sempre, elettronico, e poi andiamo a inserire i nostri valori, prima la 1, poi la 2, poi la 3. Io in questo caso metto anche 00, perché sennò poi paura di sbagliare. Quindi stiamo mettendo, come vedete, la prima lettura, la seconda lettura, che io sto guardando il foglio dove c'è scritto, e la terza lettura. Ok, qua mi dice inserisci autolettura, la inserisco e mi chiede di confermarla, quindi vado a vedere se è tutto giusto e do la conferma. Così siamo a posto, l'autolettura della luce. Ok. Vi arriverà poi un'email di conferma che vi dirà se o meno è avvenuta la corretta autolettura. Poi adesso c'è l'autolettura del gas. Quindi selezioniamo il nostro contatore senza correttore, che il correttore sarebbero i numerini dietro. Esatto. Al punto, e andiamo a mettere i nostri cosi. Io qua lo metto lo 0, sempre per evitare di fare danni, quindi. Perché noi prima avevamo un contatore vecchio che ci hanno cambiato e qui c'era un numero davanti, quindi noi lo mettiamo perché è una prosecuzione di un vecchio contatore. Quindi io adesso vado a inserire lo 0. Quindi ragazze, avete visto come noi prendiamo l'autolettura? Così almeno per chi magari casalingo, ragazze che hanno appena la casa nuova e non sanno come si prendono, c'è questo piccolo pezzetto, sì, per farvi capire un attimino, vedere come si fa. E porta un notevole risparmio. Cioè noi abbiamo visto che se non si fa l'autolettura a fine anno, è vero che esiste il rimborso. Cioè a fine anno c'è il conguaglio e ti dicono se hanno sovrastimato durante l'anno, ti fanno una bolletta a zero o eventualmente ti rimborsano qualcosa. Però significa che magari nei mesi freddi, invece che tu pagare 100, magari paghi 300. È vero che poi a fine anno magari ti arriva una bolletta a zero, però avete capito, magari tu quel mese hai un po' di difficoltà o magari hai altre spese e non hai voglia, visto che non li hai consumati, di pagare X euro, ma vorresti pagare il tuo consumo reale. A fine anno così non arriverà quasi mai il conguaglio, o a volte lo fanno perché c'è sempre un minimo di scarto, perché a volte tendono a leggermente sovrastimare, e a fine anno ti arriva sempre un conguaglio di 15-20 euro, a noi perlomeno.
Quindi ci sembrava una cosa carina da mettere in un video per Sì, spiegarlo è una cosa utile. è una cosa utile e niente, magari metteremo anche altre cose. Io quello che vi consiglio è pagate perché se no vi staccano la luce e poi lì è un salasso perché è successo così a noi, ci hanno staccato la luce perché abbiamo pagato con 2 giorni di ritardo e loro praticamente non avevano inviato bene non la luce, scusate, il gas, non avevano inviato alla cosa elettrica, no, nel gas, Sì. Qua la cosa che noi avevamo pagato ce l'avevano a staccato. Torino abbiamo l'Italgas, visto che questa è una società di quasi terze parti, quindi prendono l'energia da un fornitore principale, poi ogni compagnia fa i suoi prezzi e la smista. Però se poi loro non mandano i pagamenti della tua fornitura, di quello che tu hai consumato, una parte a loro staccano E direttamente le forniture. quindi noi siamo stati un giorno senza gas, abbiamo dovuto mandare le cose che avevamo pagato, perché comunque le avevamo pagate, e alla fine ce l'hanno riallacciata. Però per riallacciarci il gas, che loro lo spengono dalla centrale, ma devono venire qua per attaccarlo, ci hanno poi messo un po' di soldini nella bolletta, quindi schizzato alle stelle. Quindi mi raccomando, pagate, se non riuscite fate le dilazioni, noi ogni tanto lo facciamo perché soprattutto d'inverno quando schizza per il Le bollette sono coso, veramente alte. lo facciamo, quindi fate le dilazioni perché esistono queste cose, ma non solo in ottico, in tutto, perché comunque vi può aiutare. E niente, adesso faremo qualcos'altro, se Sì, argomenti ce n'è tanti che si possono trattare. no. E niente. Quelli sulla pulizia non le stiamo facendo più tanto perché comunque bene o male vi abbiamo fatto vedere già. Sì, però dopo vi faccio vedere i prodotti che abbiamo praticamente quasi finito, perché ce ne sono. E niente, ci vediamo poi E dopo. poi avremo tanti altri nuovi argomenti. Ci vediamo dopo. Ciao ciao! Buongiorno a tutti quanti. Allora, sto montando il video e volevo solo fare questo pezzo di chiusura. Io spero che vi sia piaciuto. Se vi piacciono questi video dove diamo delle cose, delle nozioni, qualcosa che magari qualcuno non può sapere come l'autolettura, so che ci sono tanti che lo sanno, però ogni tanto capita che qualcuno non lo sappia, quindi abbiamo deciso di mettere queste piccoline cose dentro i video, giusto per lasciarvi anche qualcosa in più, qualche consiglio, diciamo. E speriamo che questo dell'autolettura vi sia piaciuto, quindi fatemelo sapere qua sotto, ditemi se vi è piaciuto, se lo sapevate, se vi può essere utile, scrivetemi qualsiasi cosa, così sappiamo se vi interessano o no. Io adesso finisco di montare il video, metto questo pezzettino qua e poi devo pulire un po' casa. Quindi io vi saluto, vi mando un grande bacione, mi raccomando, iscrivetevi. Mettete mi piace, attivate la campanellina e commentate. E noi ci vediamo nei prossimi video. Un bacione!